Jens Lerke, il portavoce dell'Agenzia ONU per gli affari umanitari, sta dicendo che negli ultimi sei giorni circa 31.500 civili sono stati costretti a fuggire dalle loro case nei quartieri controllati dai gruppi anti-Assad e alcuni sarebbero stati uccisi o fatti prigionieri dalle forze lealiste mentre cercavano di entrare nella zona sotto il controllo governativo. Ad Aleppo si continua a morire nell'indifferenza totale. Il conflitto siriano è stato al centro della faccia a faccia di oggi a Roma tra i ministri degli esteri, italiano e russo, Gentiloni e Lavrov. Sono convinto non solo che la soluzione militare non sia la soluzione, ma anche che sulle macerie di una città non si costruisca un processo negoziale. La necessità di fermare le armi e far ripartire i negoziati è condivisa anche dal ministro di Mosca, che tuttavia ribadisce. I negoziati per la pace sono bloccati da chi vuole destituire Assad. Questa posizione è inaccettabile per la Russia. Ma anche sotto le bombe non si spegne la speranza. Secondo il vescovo Giorgio Abu Kazen, i gruppi armati ribelli hanno nominato 5 loro rappresentanti per trattare una sorta di accordo con l'esercito siriano che continua ad avanzare. Speriamo e preghiamo, dichiara il vicario apostolico di Aleppo per i latini all'agenzia Vaticana Fides, affinché attraverso questa strada si possa arrivare ad una soluzione che risparmi altre sofferenze e distruzioni per tutti.